nuovo un altro inverno con le polveri sottili così alte. Rispetto per i ciclisti, piste ciclabili sicure e collegate, una mobilità che Cremona si può permettere, si deve permettere. Oggi è anche la coincidenza con l'ora della terra, sapete bene che stasera tutta la terra cercherà di spegnere le luci per un'ora, anche andare in bicicletta fa risparmiare energia. Attendiamo provvedimenti urgenti e necessari per la mobilità sostenibile. Ci chiedono delle proposte e non solo proteste. La proposta più grossa sicuramente è quella di essere oggi in piazza. Più spazio per le bici e più spazio e libertà per tutti. Marciapiedi ai pedoni e strade meno intasate. Adesso si parte. Chiediamo agli amministratori di trovare soluzioni. La biciclettata di febbraio sicuramente ha smosso qualcosa, non lo neghiamo, non è una coincidenza se proprio ieri sono stati messi degli avvisi che riguardano il rispetto dei ciclisti sui pannelli, i pannelli luminosi all'ingresso della città. La bicicletta di oggi aderisce alla grossa mobilitazione Salviamo i ciclisti che ormai è esplosa a livello internazionale. Il documento propone grossi interventi sulla legislazione nazionale che speriamo vengano adottati al più presto. Piccolo questo, meno baci più bici. Grazie a Camilla. Non le scuse di quella bella mano. Bene.